L'esplosione alle 23.32 di un martedì sera di primavera, quando le strade locali del centro di Lecce sono ancora piene di gente. Un boato che ha fatto tremare l'intero vicinato e che è stato udito in buona parte della città. Non poteva essere altrimenti, considerando il potenziale dell'ordigno collocato ai piedi della saracinesca del negozio di frutta e verdura Fruttangolo, che si affaccia su piazzetta Ludovico Ariosto, a pochi metri da piazza Mazzini. Una bomba che qualcuno ha sistemato proprio in quel punto, tecnicamente non poteva essere semplicemente lanciata. Qualcuno che potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza posizionate proprio sulla strada. Pochi minuti e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118, solo per precauzione, perché per fortuna nessuno è rimasto ferito, e poi carabinieri e poliziotti che ora stanno conducendo le indagini. Sul posto anche il proprietario Pierpaolo Calò, che gestisce il negozio insieme al fratello. All'interno pochi danni, ma l'ordigno avrebbe potuto provocare una strage. Esploso proprio a ridosso della condotta del gas che serve il condominio e avrebbe potuto provocare una perdita che però non c'è stata. Mentre la scientifica e gli artificieri hanno lavorato per ore alla ricerca di tracce utili alle indagini, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e il condominio dopo che l'esplosione ha mandato in frantumi i vetri della rampa di scale sino all'ultimo piano. Negli occhi e nella voce dei residenti la paura per quanto accaduto. Incoscienti poi sopra un palazzo. Beh, una bella botta è stata, sinceramente, nel cuore della notte mentre stavamo dormendo è stato poco piacevole. Cosa avete fatto? La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di affacciarsi dal balcone per capire che cosa fosse stata, perché la prima cosa che avevo capito è che era stata sotto casa nostra, e quindi almeno per vedere e capire. E quindi l'unica cosa che abbiamo visto, la prima cosa, è stato il fumo, quasi una nebbia, e poi niente. Sul posto anche il sindaco di Lecce Paolo Perrone, che ha voluto esprimere la sua solidarietà al proprietario. Mentre le forze dell'ordine confluivano nel centro di Lecce, qualcuno agiva indisturbato in periferia. Alla stessa ora, nella 167, due altri attentati incendiari hanno svegliato i residenti. Il primo in piazzale Genova, all'altezza del civico 10, dove è stata data alle fiamme un'opelastra parcheggiata per strada. Poi il secondo a qualche minuto di distanza e a qualche metro di distanza in piazza San Pio, questa volta le fiamme hanno avvolto un garage annerendo completamente le pareti. Anche in questo caso polizia sul posto e proprietari in strada. Una notte di fuoco, un clima di forte tensione dove la mano della criminalità si fa sentire prepotentemente. Tre attentati apparentemente scollegati che invece potrebbero avere un unico filo conduttore. Una persona che ha a che fare con tutti e tre gli episodi. Massimiliano Leone è il proprietario del garage di Piazza San Pio, a cui è stato dato fuoco a stretti vincoli di parentela, essendo il cognato con la persona che usa l'opelastra incendiata in piazzale Genova, Mirko Monaco, e guarda caso lavora come impiegato nel negozio Il Fruttangolo. Non solo una coincidenza, secondo gli investigatori della squadra mobile, che in queste ore stanno mettendo insieme i pezzi, che si sono resi conto di trovarsi di fronte ancora una volta al nome della famiglia di Gianpaolo Monaco, detenuto per l'omicidio di Antonio Giannone, detto Palla. Il fratello Mirko risiede proprio in quella via e spesso usa l'opelastra. Non è la prima volta che subisce attentati, è stato gambizzato e gli hanno forato l'auto con dei colpi di pistola. E allora non è la pista del racket quella seguita dagli inquirenti, ma quella della vendetta tra nemici a suon di attentati. Quelli della notte potrebbero essere la risposta ad uno sgarro subito da un grosso pregiudicato residente in piazzale Cuneo. Solo la notte prima aveva subito l'incendio dell'auto, episodio rimasto nell'ombra e senza denuncia, con l'auto fatta sparire in tutta fretta e nascosta in un garage. Potrebbe essere questo ad aver scatenato una vera e propria guerra tra gruppi rivali.